Lega, è stato un piacere. Gli autobus sono sempre più grossi. Alla fine mi ero sbagliato posto. Non sono davanti, sono in fondo come i cattivoni. Sono in frontiera. Che figata. Sono in Russia, ragazzi. Sono in Russia. Arrivati a Mosca. Sono arrivato a Mosca. Sto cercando di andare in ostello con la metro, però sai, non è che capisco molto il cirillico. Madonna, sono pazzesche le stazioni. La prima impressione su Mosca, davvero maestosa. In un qualche modo sono riuscito ad arrivare all'ostello. Adesso mi riposo, mi lavo e poi dopo torno a uscire. Ok, praticamente sono arrivato in ostello. Solo che questo ostello qua sta per chiudere, nel senso fine, proprio caput. E allora mi stanno spostando in un altro ostello, vicino al Cremlino, ancora meglio. E quindi mi stanno chiamando un taxi e tra un po' arriverò là. Stiamo andando nell'altro ostello, quello nuovo, in taxi, pagato dall'ostello vecchio. Arrivato nell'ostello nuovo. Appena arrivato in ostello e una bella doccia. E via che si parte. Volevo riposare, ma data la giornata ho deciso di fare un giro in Piazza Rossa. Ragazzi, in Russia i negozi per bambini sono grossi così. Così, tutto questo. Lì in fondo c'è la Piazza Rossa. Sono curiosissimo. Ero così casato nel vedere la basilica, però c'è sto palco qua che copre tutta la visuale. Davvero pazzesca. Stasera farò il turista che mangerò qui. Ok, mi sento un po' una brutta persona, però per tutto questo ho speso solo 6 euro, dai, vabbè. L'acqua da bravo tirchio l'ho portata da casa. Ah, è un telefono. Comunque non pensavo di essere rimasto a mangiare dentro tanto, però oh, si vede che mi sono perso un pezzo. Buon Natale! Ok, e dopo aver fatto il turista e avervi augurato buon Natale, si passa... credo sia lunedì. Oggi, ristorante con vista. Li ho comprati in un supermercato, del riso e altre due cose che ovviamente sono già finite. In più questi biscottini qua, il tutto per 5 euro. Queste due cose qua non so cosa fossero, ma erano molto buone. Bene, e adesso pieno come un treno merci vado a fare un giro. Vista è qualcosa di spettacolare. Ma secondo voi posso chiedergli se hanno mal di schiena? Provate a indovinare com'è che si chiama questo parco.
non avete indovinato, questi sono i miei giardini. Sono i giardini di Alessandro. Questo, dove c'è una marea di gente, si chiama il chilometro zero, il punto in cui tutte le distanze della capitale vengono misurate da qui. No, no, non è come pensate. Le metro poi sono qualcosa di... boh, non so più neanche come descriverle. Qua ci dovrebbe essere un lupo in cui bisogna accarezzare il muso con la mano sinistra. Trovate il lupo. Sono nella piazza dei teatri perché questo e anche quest'altro sono tutti teatri. Questo è un negozio comunissimo. Ricordate quando vostra mamma vi diceva di non parlare con gli sconosciuti? Poi il cartello dice proprio non parlate mai con gli sconosciuti. Ok, sono un po' triste perché ho perso un pezzo della macchina fotografica, ma si passa martedì. Oggi invece pranzo con vista cantiere. Sì dai, stavano lavorando abbastanza bene. Sono al Gorky Park. Davvero fighissimo il Gorky Park. Sono campi da beach volley, da basket, scuole di danza, tavoli da ping pong, parchi enormi dove si può fare qualsiasi cosa. Peccato un po' per la giornata nuvolosa. Questa è la statua di Pietro il Grande ed è considerata la sesta statua più alta del mondo. Non chiedetemi le altre 5. Questa è la cattedrale di Gesù Cristo. Con questo cielo è spaziale. Dopo aver visto il punto più bello di Mosca, dopo la Piazza Rossa, si passa mercoledì. Finalmente hanno tolto il palco. Sono nel parco di Vadenhe, che sarebbe poi un acronimo di un nome impronunciabile russo. Comunque in questa piazza si era svolto l'Expo dell'agricoltura delle Nazioni Russe. Sono spesso esibizioni di questo tipo in questo parco. Oggi giornata breve e penultimo giorno qui a Mosca, è una città fenomenale. Domani mi aspetta la Transiberiana, il mitico treno che attraversa tutta la Russia e che mi porterà fino a Irkutsk. Ci vediamo quindi alla prossima fermata, ci vediamo a Irkutsk!